Presidente, lei ha voluto una riforma dei play-off che tra poco, insomma, vedrà la sua espressione. Intanto se la sente già di tracciare un bilancio su quello che è stato lo sviluppo di questi campionati, sapendo che metà delle squadre di ogni girone potevano avere accesso ai play-off? Beh, credo che il risultato ormai è un risultato che si può è sotto gli occhi di tutti, si può toccare con mano. Il risultato è che tranne il Foggia nel girone C e il Venezia nel girone B, Verdetti a 2 giornate dalla fine del campionato non ci sono, il che significa che ogni squadra è impegnata, quindi la competizione sportiva è una competizione molto alta, una competizione di grande qualità, tutti sono impegnati e devo dire un ottimo calcio. Abbiamo incrementato tantissimo il numero degli spettatori e mancano ancora tantissime gare, circa 30, 40, 50 gare di playoff. Il calcio è in crescita, la Lega Pro sta dando un grande impulso in questa direzione, quindi io sono davvero molto curioso di testare questa fase finale dei playoff per capire se la nostra scelta è stata una scelta non solo coraggiosa, ma anche molto positiva. Figura istituzionale, però è anche un abruzzese. Il Teramo è l'unica rappresentante abruzzese, sta cercando questa salvezza molto difficile. Secondo lei hai la possibilità di riuscire in questo? Beh, credo che la matematica dia tutte le chance possibili, quindi deve centrare questi risultati nelle prossime gare, quindi speriamo che il Teramo continui a rappresentare l'Abruzzo nella mia lega.